Il film di cui si parla oggi è Qui rido io, film di Mario Martone con Toni Servillo, presentato in anteprima al Festival di Venezia che si sta attualmente svolgendo. E allora, c'erano aspettative molto alte, comunque Martone non è un ingenuo e non lo è neanche Servillo. Però peccato, questo film è riuscito a deludermi. Perché mi ha deluso questo film? Prima di tutto, è un film ottimamente confezionato, e su questo non c'è nulla da dire. Come ho detto, ottima regia, cioè ci sono delle scene che sono veramente dirette bene, con dei piani sequenza fantastici, e ottima interpretazione di Servillo, che qui dà un ottimo ruolo, parlando soprattutto in napoletano, ma anche abbastanza in italiano. E comunque il comparto tecnico e visivo è molto molto buono, ottima fotografia, costumi fantastici, però non mi ha convinto la sceneggiatura. Adesso vi spiego perché non mi ha convinto. Prima di tutto, di che cosa parla questo film? Questo film è un biopic, diciamo, tratta del commediografo e attore Scarpetta, il grandissimo Scarpetta, che ci mostra un pochino la sua vita, il suo lavoro e soprattutto lo scandalo avuto con D'Annunzio, perché lui decise di parodizzare una sua opera anche sotto il volere di D'Annunzio, però poi D'Annunzio lo ingannò e tutto diventò una grandissima farsa. Perché secondo me è un film scritto male? Prima di tutto è un film che non sa dove vuole andare a parare, non te lo fa neanche capire, sembra... un film che veramente è incerto, cioè mi è sembrato incerto dove vuoi parare. Vuoi parlarmi della vita di D'Annunzio? No, scusate, vuoi parlarmi della vita di Scarpetta? No, non te ne parla, cioè si apre quando lui è già un grande attore. Vuoi parlarmi della famiglia di Scarpetta? Vabbè, parlamelo, ma fammelo bene. La famiglia si vede poche volte, cercano di rendertelo importante con personaggi che non hanno una profondità, cioè non hanno un vero e proprio background. Tu li vedi in qualche scena e per questo devi empatizzare con loro? No, peccato, non si fa così. Con tra l'altro anche con una confusione di fondo, cioè non ti spiega bene chi è il figlio di chi è il nipote. Qui è veramente confusionario e la famiglia messa così è veramente qualcosa di scadente. Vuoi parlarmi dello scandalo avuto con D'Annunzio? Esaminamelo bene, cioè sembra un film con tanta roba che ti vuole dire e poca roba che riesce veramente a dirti. E questo è il maggior problema, perché nessun personaggio, forse a parte proprio quello di Servillo, riesce a colpirti. I bambini devono crearti un certo fascino come personaggi, però non lo fanno. Ci sono personaggi che vengono presi in esempio per un punto, poi scadono per tutto il successo, scompaiono. È un film mal dosato, cioè è comunque, come vi ho detto, ben organizzato. Ottimo comparto musicale, tecnico, cioè tecnicamente perfetto come film. Ma la sceneggiatura secondo me me lo fa crollare tanto, perché se all'inizio può anche non essere notata questa cosa, è un difetto enorme. Cioè a me ha dato fastidio per tutto il film il fatto che tu non sai dove vuoi andare a parare. Ci sono tanti personaggi, tanti concetti che vengono introdotti per un secondo e poi mandati al paese del Pulcinella. Io concludo questa parte no spoiler dando come voto al film un 6. Una cocente delusione. Adesso, signori, se non l'avete visto, io farò degli spoiler, vi consiglio di andarvene. Se volete vedetelo, dai, vedetelo, supportiamo la sala. E noi ci vediamo al prossimo video. Per chi invece lo ha già visto, trovo veramente dei personaggi poco fascinosi, nel senso che non hanno tutto questo carisma, tutto questo background. Sì, sono bravi gli attori, ma per il resto non hanno un qualcosa. E il concetto del teatro non ti viene ben mostrato. C'è veramente un film dosato malissimo, che non mi ha trasmesso proprio nulla. Cioè anche la cosa del processo ti viene ripresa veramente
in rare occasioni. Cioè tu lo vedi un pochino all'inizio e dicono vabbè c'è, te lo mettono un pochino verso il mezzo e te lo mettono verso la fine. Poi il come succede, cioè loro che stanno lì, fanno la risata, vanno lì, è veramente una stronzata, dai ragazzi. Di un film che purtroppo poteva veramente darmi tanto, ma mi ha dato poco. E di questo mi dispiace infinitamente. Una cocente delusione. Peccato. Niente ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Arrivederci.